Nel 2015 Huawei è pronta a dare battaglia ai mostri sacri della telefonia e lo fa con il Mate S, un telefono che fa del design il suo punto di forza, bellissimo, bellissimo display da 5,5 pollici, Super AMOLED, corpo in alluminio, bellissimo lettore dell'impronta digitale posto qua sul retro, insomma Mate S è pronto a sfidare i grandi top della telefonia. Ci riuscirà? Riuscirà a raggiungerli? Scopriamolo insieme in questo video. Ed eccolo qua, Huawei Mate S, dimensioni 149,8x75,3x7,2 mm di spessore, 156 grammi. Non molto pesante, se paragonato a tutta la sua grandezza, la sua superficie, troviamo una back cover che non è piatta come il P8, ma è leggermente smussata qui sugli estremi per permettere una migliore impugnatura. Abbiamo un display da 5,5 pollici in risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, 401 ppi, veramente notevole questo display, ma soprattutto vi dico che è un Super AMOLED, quindi colori belli ricchi, belli sparati, che alimentano la libido per i vostri occhi. Abbiamo 32 giga di archiviazione, espandibili con schedine micro SD, troviamo il carrello sul laterale, abbiamo la nano SIM con connettività 4G LTE, abbiamo un processore Kirin 935 octa-core 64 bit da 1.9 GHz e ben 3 GB di RAM. RAM che ve la faccio subito vedere andando sul multitasking. Apriamo prima una applicazione, andiamo sul multitasking, andiamo qua a vedere la RAM, 3 giga disponibili, vedete che ce ne sono 1,5 liberi, andiamo a liberare ulteriormente, riusciamo ad avere 1,5 giga comunque disponibile sempre senza aver aperto nessuna applicazione. Batteria non removibile 2700 mAh. La durata, ma siamo sui livelli del P8 che ci fa raggiungere tranquillamente la giornata stress, ma non andiamo facilmente a coprire la seconda, quindi un giorno e mezzo massimo, un giorno garantito con uso medio intenso. A completare il tutto troviamo una fotocamera anteriore da ben 8 megapixel, LED di notifica, troviamo il sensore di luminosità, di prossimità, troviamo sul posteriore una fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED e rilevatore dell'impronta digitale. Abbiamo anche queste due bande, vedete qua, nella parte bassa e nella parte alta, e angoli leggermente smussati, quindi un telefono veramente bello a livello di design. In basso troviamo l'ingresso micro USB, troviamo l'ingresso per la nostra voce in conversazione, troviamo l'altoparlante da cui esce la musica e la chiamata in viva voce. Il wifi prende piuttosto bene, non è un mostro di ricezione, ho visto telefoni arrivare più lontano con la ricezione wifi, comunque darei un giudizio positivo comunque alla sezione wifi, come è positivo il giudizio dell'audio in conversazione. Carino anche il fatto, come negli ultimi Huawei, che quando io chiamo una persona e questa mi risponde, il telefono emette una piccola vibrazione. Siamo arrivati alla versione software, andiamola subito a vedere così vi fate un'idea anche del menu, delle impostazioni. Emotion UI 3.1, versione software 5.1.1 Lollipop, quindi una delle ultime versioni disponibili sul mercato. I tasti qua in basso possono essere spostati ovviamente nell'ordine, il pulsante indietro può essere messo qui sulla sinistra, il multitasking sulla destra, può anche essere messo il pulsante che fa scendere la barra delle notifiche. Notifiche sono divise comunque sia in due sezioni, questa finestra che scende divisa fra tutti gli eventi persi in ordine cronologico e le scorciatoie con i toggles selezionabili nello spazio. Rimango sui toggles per farvi vedere che è presente la modalità impostazioni di registrazione, che vi permette di registrare direttamente dallo schermo, quindi siamo qua sullo schermo sul canale di The Chasti, possiamo aprire un'applicazione e richiuderla. Una volta che ho finito di registrare, premo il pulsante dell'accensione, vado poi a risbloccare il telefono e il file è stato salvato. Guardate, sullo schermo sul canale di The Chasti possiamo
aprire un'applicazione e richiuderla. Una volta che ho finito di registrare, premo. E quindi questa è la modalità di registrazione, veramente molto interessante. Parliamo di navigazione internet, presente browser stock Huawei e browser Chrome. Io mi soffermerei sul browser stock Huawei perché penso interessi a voi. Andiamo a vedere in Wi-Fi come si comporta. Siamo sulla Repubblica, vedete anche voi, non è un velocissimo nello scaricare tutte le immagini. Andiamo su la Repubblica. Vedete, non è che sia un fulmine, veloce nello scrolling, ma un pochino più incerto nello scaricare le immagini e collocarle nello spazio. Vedete, guardate qua, queste immagini non sono ancora state caricate, eccole, sono state caricate. Poi, ve l'ho detto, per quanto riguarda la velocità di scroll e di pinch, siamo ad ottimi livelli, un pochino più lento forse nel collocare le immagini nello spazio. Guardate anche voi, vedete? Ancora non ha caricato, è arrivato adesso, quindi un browser leggermente sottotono. Vi consiglio, per una maggiore fluidità o velocità di caricamento, il Chrome. Comunque sia, veramente ottimi livelli. Parliamo di multimedia, audio, abbiamo detto da questa parte qua. Andiamo nella sezione musicale, prendiamo una canzone, brani, e andiamo a selezionare una canzone. Audio molto buono, qualità veramente pulita, anche abbastanza ricca di bassi, potenza direi 7,5 tranquillamente. Siamo sulla stessa fascia di qualità del P8, se avete avuto modo di provarlo, quindi anche l'audio veramente mi è piaciuto. Parliamo sempre di multimedialità, rimaniamo nella sezione galleria, fotocamera, come vengono le fotografie. Ve le faccio subito vedere per poter apprezzare meglio le doti fotografiche di Mate S. Come potete vedere, i colori sono ben riprodotti sia sul computer sia sullo schermo Super AMOLED di questo telefono. Nessun tipo di problema per le fotografie. Siamo veramente anche in condizioni di scarsa luce con un buon risultato di messa a fuoco e di colori, quindi approvo. Vedete anche questa lampada che a me piaceva tantissimo, comunque sia approvata. Vi faccio vedere anche dei primi piatti. Ultimamente mi sto ingrassando a forza di andare a mangiare queste cose. Vedete, fotocamera buona, siamo ahimè o comunque fortunatamente sugli stessi livelli del P8, che già ci era piaciuto a livello fotografico, quindi vi dico fortunatamente abbiamo una fotocamera da 7,5-8, sfortunatamente vi dico che non siamo arrivati all'eccellenza per quanto riguarda il reparto multimedia, perché ci sono i competitor, ci sono Samsung Galaxy S6 e G4 che sicuramente fanno meglio di Mate S. Vediamolo anche questo software della fotocamera com'è composto, piuttosto basilare. Sulla sinistra impostazioni giro camera e flash manuale o automatico, modalità foto video che vengono registrati a full HD, timelapse, bellezza, light painting, stesso light painting che abbiamo visto sul P8, quindi scie luminose, graffiti, acqua con effetto seta e scie stellari, modalità veramente interessanti. Se avete modo e tempo di sbizzarrirvi, vi divertirete tantissimo. Nelle impostazioni della videocamera, della fotocamera, andiamo a vedere l'HDR, la notturna, la nota audio, filigrana, ma soprattutto le impostazioni che possono essere messe in risoluzione 13 megapixel ma in 4 terzi oppure 10 megapixel in 16 noni. Purtroppo Huawei ancora si ostina a mettere la massima risoluzione della sua fotocamera in 4 terzi. Mi soffermo anche un attimo sull'anteriore. Questa è l'anteriore con la mia bella faccia, per vedere anche la risoluzione dell'anteriore. Abbiamo la risoluzione di 8 megapixel in 4 terzi. Se vogliamo i 16 noni dobbiamo andare a 6 megapixel, quindi la scena verrà riempita. Quindi questo è il software della fotocamera. Di questi 32 giga, andiamoli a vedere un attimino nella sezione
memoria perché di questi 32 giga ne abbiamo 24,6,7, diciamo, quando accendiamo il telefono, quindi non 32 ma 24 e qualcosa, possibilità di espansione con schedine. Il telefono, anche nella sezione dei giochi che vi faccio vedere subito in 3D, non scalda particolarmente. Il Kirin 935 è un buon contenitore di calore. Quindi andiamo a vedere il caricamento del gioco. Vi abbasso il volume, se no diventate sordi. E questo è il gioco tridimensionale. Vedete, la tridimensionalità viene offerta abbastanza bene. Ora il gioco non è fatto benissimo come gli ultimi giochi di auto, comunque sia, questo per farvi vedere che non ci sono problemi per la visualizzazione dei giochi in 3D. Come tutti gli Huawei, non ha il drawer delle applicazioni, tutto è messo qui in orizzontale. Per aggiungere o rimuovere pagine basterà andare, fare un pinch e premere più, oppure andare a cancellare una pagina. Effetti di transizione personalizzabili, ce ne sono tanti, vedete. Tornando indietro, andiamo a inserire widget, sfondi e nelle altre impostazioni possibilità di cambiare il layout della home in 4x5, 5x4 oppure 5x5. Ovviamente possibilità anche di temi che vanno a cambiare completamente le icone del vostro telefono. Ne prendo uno a caso, ecco qua, vedete. Nella sezione temi ce n'è talmente tanti che vi divertirete tantissimo. Vedete, potete cambiare tutto quello che c'è di grafica del vostro telefono a vostro piacimento. Quindi un telefono piuttosto completo, piuttosto elegante, bello e raffinato nel design. Apprezzo anche molto il fatto che non sia tutto pari, ma abbia una leggera bombatura sulla back cover per una migliore impugnatura. Questa è la panoramica. Concludo anche con l'impronta digitale, che prende veramente molto bene il vostro dito. Basterà a telefono in stand-by appoggiare il vostro dito sullo schermo e vedete la velocità con cui il telefono si sblocca. Presente anche il doppio tap, vedete, ora è bloccato con l'impronta, quindi non posso andare a sbloccarlo. Presente anche il doppio tap per rianimare lo schermo ed è presente come sul fratello P8 la possibilità con le due nocche di disegnare e andare a selezionare un'icona. Ora non me lo prende sicuramente perché il telefono non è fermo, ecco qua. Ecco qua, l'ha presa e ho selezionato un'immagine che posso condividere, modificare o andare a salvare nella galleria. Bene, adesso parliamo di prezzo. Quanto costa il Mate S? Mate S è il top di gamma di Huawei che nei negozi fisici potrete trovare all'incirca sui 620 euro, 640 euro, insomma, questo è il prezzo dei negozi fisici. Online si trova agilmente intorno ai 520 euro, garanzia Italia. Con questo telefono Huawei vuole sfidare, vuole dare battaglia ai competitor, ai Samsung, agli LG, faccio un esempio S6 e G4. Tuttavia, secondo me questo telefono migliora solamente di poco il buon lavoro fatto con Huawei P8. Siamo sullo stesso livello di batteria, siamo sullo stesso livello di multimedialità, sia per quanto riguarda l'audio, sia per quanto riguarda gli scatti della fotocamera. Sì, hanno introdotto un display superiore, mi è piaciuto di più sicuramente questo display Super AMOLED a livello di contrasto e di colori rispetto al P8, è un display veramente molto bello. Tuttavia non ritengo Huawei Mate S alla pari di S6 e G4, che secondo me nel 2015 sono i telefoni che hanno dato maggior soddisfazione ai propri acquirenti. Lo dico sottovoce perché non voglio creare rivoluzioni nel mondo di YouTube. Se siete esperti dell'online, andate a vedere Honor 7, perché con 300 euro troverete veramente un mondo a portata di tasche. Bene, con questo direi che è tutto. Se avete domande su Huawei Mate S, fatele pure, altrimenti io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sul canale di The Justy. Ciao ragazzi!